Tullio Gregori. Fa sempre piacere presentare opere che da un punto di vista editoriale vanno contro tendenza. In un mondo editoriale dove vige il principio usa e getta, dove i libri si pubblicano se si vendono in un anno o se no non si pubblicano, per il trionfante aziendalismo che travolge, no? L'editoriale, avere dei libri di fondo che per fortuna non si esauriscono subito ma che rimangono negli anni come strumenti di consultazione, è ancora una delle poche speranze che abbiamo nel futuro della cultura, perché con i parametri attuali vale più un premio Strega che vende alcune migliaia di copie nel primo anno piuttosto che il Convito di Dante che nessuno più compra. Bene, quindi che abbiamo istituti di grande prestigio come quello di Scienze Religiose di Bologna che si impegna in queste opere che non sono l'usa e getta ma che rimangono, non c'è che rimanere stupiti, ammirati e congratularsi per queste imprese editoriali. Imprese, dico, di vastissimo impegno e che effettivamente non ha corrispondenti. È la prima volta che si fa un bilancio così organico dello sviluppo delle discipline storico-religiose nel corso di un secolo, anche arrivando fino ai primi momenti di questo ventunesimo secolo, e lo si fa con uno sguardo non eurocentrico. Lo spazio dato all'ambito islamico, per esempio, non solo alla teologia islamica, ma agli aspetti appunto l'islam sciita, sunnita, eccetera, lo spazio dato al confucianesimo, all'induismo, al buddismo, ai vari esoterismi, sono tutti aspetti che per chi si trova a fare da tanto tempo opere enciclopediche sa che non era facile mettere insieme e che comunque sono essenziali. Come anche giustamente viene in evidenza, lo sottolinea Giammelloni nell'introduzione, da un lato la enorme frammentazione delle discipline storico-religiose, eccessiva, io direi, frammentazione, dall'altro però, insieme alla globalizzazione di esse medesime, cui corrisponde però come sempre un tentativo centripeto di accorpamento e di creazione di rapporti fra i vari ambiti. Importante poi, segno degli ultimi decenni, è l'irruzione nel campo delle scienze storico-religiose, delle scienze umane, l'antropologia, la sociologia. La psicologia già era entrata ampiamente già dalla fine dell'Ottocento nell'ambito delle scienze religiose, ma le altre scienze umane hanno permesso di cambiare molte problematiche, non solo per quanto riguarda le religioni dei popoli senza scrittura, ma anche, mi sembra, che per le origini cristiane, ad esempio, gli studi antropologici hanno portato dei notevoli, comunque originari, contributi. Quindi questo, per dirne bene, in fondo è ovvio, data la dimensione e il nome degli autori. Io, proprio per avviare un dibattito, mi permetterei di avanzare alcune riserve su alcune prospettive di fondo, perché qui ha messo molto bene in evidenza come anche la struttura della teologia dogmatica si è venuta modificando, per esempio, no? E come anche ormai in tutte le chiese, avverte Melloni nella prefazione, il testo costituisce ormai qualcosa di incontrovertibile rispetto alle quali le fedi si debbono misurare. Spesso si ha l'impressione però che il discorso abbia voluto accantonare con benevolenza quanto è successo nei paesi cattolici fra fine Ottocento e fino al Vaticano II, per così dire. Giustamente Melloni mette in evidenza, per esempio, l'importanza capitale del modernismo come questio de modernitate. Ecco, però quando uno poi prende la voce modernismo o gli altri accenni, rimane piuttosto deluso. Soprattutto deluso da un modo soft di dire e non dire quella che è stata la violentissima reazione dell'autorità ecclesiastica romana
contro il modernismo e poi, ne parleremo dopo, contro la cosiddetta nouvelle théologie. Quando si dice che l'apertura di Buonaiuti nei confronti del metodo storico-filologico fu giudicata con diffidenza, aspira di diffidenza, dico, se avessero potuto bruciavano Buonaiuti, non ci sono riusciti ma lo hanno messo notoriamente ai margini, sicché puoi dire che però, che contro quindi, però fu nominato per iniziativa governativa professore straordinario, tu vinci un concorso regolare, non è iniziativa governativa, è stato, ha vinto un concorso e malgrado la Chiesa si fosse opposta a questo concorso, ancora c'era uno Stato laico in Italia, erano altri tempi, insomma. E, ecco, questo che si ripete poi, questo carattere soft, nella voce modernismo, dove addirittura è dato il merito alla Pascendi di avere creato, di avere sistematizzato le dottrine moderniste, cosa che la storiografia poi dice, Guasco è una persona molto brava nel campo della storia del modernismo, ha fatto moltissimi lavori, però è curioso, perché proprio tutta la polemica sulla Pascendi si fa sul carattere arbitrario che la Pascendi ha voluto imporre alle varie forme di modernismi. E allora, in fondo, elogiare il carattere sistematico che solo parzialmente la moderna storiografia ha recuperato, ma proprio la moderna storiografia da Pola in poi ha dimostrato proprio la molteplicità dei modernismi. Ecco, questo è curioso, questo dire e non dire, così mi sembra fortemente sacrificato il gruppo di Lyon Fourier, cioè il gruppo di Chenu, di Lyon Fourier, il gruppo lì è dei gesuiti, quindi Chenu è un domenicano, ma al centro de Lubac, Daniel Hume, vicino è Congar, vicino è Chenu, e grande momento secondo me nell'ambito dello sviluppo del pensiero cattolico, e ridurre la grande collana Sus Chrétien a un'opera di divulgazione di testi padristici, beh, insomma, un po' forte. Perché? Perché è anche Chenu, che è citato in prima battuta da Melloni nell'introduzione, viene poi citato solamente una volta, mi sembra, nel corso di tutta quanta l'opera, ma non si dice mai che Chenu, con la famosa in École de théologie, le Sulchoir, ebbe i suoi guai, fu messa all'indice, 1942 fu messo all'indice, si dimentica, viene citata solo una volta, la Humani Genesi del 50 di Pio XII, che è un punto veramente tornante nella storia dell'ultimo atto, diciamo, l'ultimo atto di un certo tipo di ortodossia governata da Parente e Cordovani, in sostanza, ma della nouvelle théologie non si mette in titolo che né de Lubac né Danielou accettavano, e un tema centrale è quello che non viene fuori, è l'importanza della teologia simbolica, perché il nodo, mi sembra, per aver a lungo frequentato, non solo De Lubac personalmente, ma letto le sue opere, la Treccani è stata l'unica enciclopedia al mondo che più di 20 anni fa ha biografato Congar, Danielou, Chenu, quando prima del Vaticano II, se non sbaglio. Cioè, avevamo l'occhio lungo, stavamo attenti a questi fenomeni religiosi. Il dizionario enciclopedico italiano, anni 50-60, è l'unico al mondo ad aver pubblicato un'esponente nuova teologia, facendo il racconto di questo itinerario. Quindi per la sensibilità noi l'abbiamo avuta sempre a questo tipo di fenomeni. Ora dico, la nuova teologia, l'importanza dell'opera, soprattutto di De Lubac, è appunto l'importanza data alla patristica greca in funzione di una esegesi e di una teologia che è una teologia simbolica o comunque una teologia dei quattro sensi della scrittura, e questo è capitale, tanto è vero che la
Humani Generis denuncia questo tentativo di contrapporre, di valorizzare la patristica greca contro la scolastica latina, individuandosi qui bene, spesso gli inquisitori hanno un minimo di sensibilità a capire le cose nuove, perché il tema centrale dell'Humani Generis è precisamente questo, la condanna della riscoperta della patristica greca con la mentalità simbolica. Ora dico che non ci sia un capitolo sulla teologia simbolica, dato che tanti capitoli sono dedicati al mutamento della struttura della dogmatica e dei manuali di dogmatica, mi ha lasciato, perché era uno, nel campo cattolico, uno dei punti di innovazione maggiore, questo del Corpus Mysticum, è un classico, le Surnaturel sono dei classici che io faccio leggere ai corsi di storia della filosofia, perché sono strumenti fondamentali, che curiosamente rimangono molto, molto emarginati. Solamente una volta si parla del Humani Generis, a proposito dell'ultima forma, giustamente, di Denzinger Theologie, è vero che è tale, ma appunto mi sembra che quando, come si narra nel primo volume della bellissima storia del Vaticano II, pubblicata ancora una volta dall'Istituto di Bologna, si dice che quando Papa Giovanni, uno dei pochi papi che credeva alla provvidenza, per questo convocò un concilio, e quando Papa Giovanni seppe che la Costituzione dei Fide era stata buttata a mare, sembra che andasse alla finestra e aprisse le finestre un po' d'aria nuova. Ecco, di questa aria nuova però veniva dai De Lubac, dai Congar, dal Schilm, veniva da un ambiente come voi dimostrate in quella bellissima storia che ho avuto l'onore di presentare a Bologna, insieme all'amico cardinale, che è stato anche il nostro collaboratore. Ora, dico, secondo me questo è, c'è, cioè in tutta l'opera, un tentativo non voluto probabilmente di dimenticare quanto è stata grande e importante una lotta fatta fra fine 800 e metà del 900 in ambiente cattolico, da cattolici, da teologi, da filologi, per rompere quello che era la gabbia dei Gordovani, dei Parente, che sappiamo bene cosa appunto. Del resto, la battaglia contro Lyon Fourvière fu lanciata dall'Angelicum di Roma e diede appunto a quel primo scambio di battute fra Angelicum e Lyon Fourvière, raccolto in un volumetto fuori commercio allora, e che però basterebbe poi leggere i memoir di De Lubac per dire come appunto l'orace si è scatenato da Roma improvviso. Ora qui dice Ampassani, sì, alcuni di questi teologi furono esentati dall'insegnamento, ne passarono i loro guai veramente, non solo appunto erano esentati. Quindi ecco, questo forse è un aspetto che non dà giustizia, non fa capire quello che è successo nel mondo cattolico. Ma io mi ricordo che negli anni 40, facevo il liceo, ero molto avanti negli studi, andai per comprare il Merck in studio biblico e quello non dice, ma lei ha il permesso di leggere senza note? Io ero un ragazzetto con tutti i pantaloni corti, ma io studio greco. Passò un sacerdote francese, dice, ma perché, che c'è? Dice, ma il Signore vuole, beh, cioè, glielo dia. Cioè, ricordiamoci che la proibizione di leggere il testo, dico, valeva ancora in quegli anni, quindi è cambiato molto e si deve dare atto ai protagonisti di quella scena, come noi, ripeto, in 3 anni abbiamo dato atto a metà anni 50 pubblicando La Voce Nouvelle Théologie, insomma, cosa che nessuno ha fatto, e gli amici di Les Sulchoirs ci sono molto grati per avere biografato i loro autori quando appunto nessuno ne parlava. Un appendice che io poi farei, no, dico, bella tutta la parte, l'attenzione posta alle istituzioni, importantissimo, ho visto che anche per le istituzioni italiane, cioè l'importanza che hanno avuto alcune istituzioni per il campo italiano nostro, la Fondazione Studi Alto Medievali di Spoleto, Basso Medioevo di Todi, la importanza che hanno avuto nei momenti tornanti, l'importanza che voi date al tardo antico e alla formazione di questo concetto, l'importanza
di avere superato il problema delle origini cristiane in contrapposizione nette giudei, giudaizzanti, ellenisti, e anche l'opposizione paganesimo-cristianesimo l'avete messo bene in evidenza come in realtà la situazione sia più sfumata. Siccome il testo, come tu dicevi, è importantissimo, oggi diventato, io avrei dato nelle voci filologiche, non moltissime, avrei dato nelle voci filologiche un poco lo status questionis. Soltanto per Paolo uno dice quali sono le epistole sicuramente paoline e a pagina 1192 e quali non sono paoline. Sarebbe stato bene anche forse per c'è poi i riproporsi della fonte Q, delle quelle detto en passant. Beh, forse aver fatto un punto oggi, benché la filologia sia un fatto molto fluido, come è giusto che sia, aver detto lo status questionis oggi sulle attribuzioni dei vari libri del Nuovo Testamento e anche per il Vecchio Testamento, avere messo in questi lunghi saggi filologici un punto fermo, dicendo a oggi, diciamo, gli studiosi sono concordi su certe cose, no? E non su certe altre. Questo sarebbe stato utile, come appunto è utile per Paolo. Questo per dire solo due cose. Uno, che io il libro l'ho letto no, perché ho il pessimo uso di leggere i libri che presento. I libri che presento. Bello anche questo aver riconosciuto, non ci avevo fatto caso, l'importanza che ha avuto De Ruggero nella storia dell'ebraismo europeo nel mettere in evidenza l'importanza delle chiese metodiste nella formazione della mentalità liberale. Cioè, ci sono degli affondo che sono molto, molto importanti e molto interessanti. Ne esce poco un grande Lagrange. Questo Lagrange, anche lui ha avuto i suoi guai, come è noto, ma le sue lezioni di metodo storico al principio del Novecento e poi tutta la sua attività di grande biblista, non tanto archeologo quanto studioso dei testi biblici, è di un tale rilievo che averlo appena qui e là, credo un paio di volte nominato, 865-1075, beh, è un atto di non di giustizia verso Lagrange, perché il personaggio è di uno spessore, di un'importanza, ha avuto un'importanza decisiva negli studi biblici, non solo cattolici, ma mondiali, e io gli avrei effettivamente avrei dato un maggiore riconoscimento a una persona che poi appunto anche lui ha pagato di persona, però appunto questo per dire soltanto che ovviamente nulla, e questo devo dire per scusarmi, nulla è più facile in un'opera di questa ricchezza dire alcune cose che uno avrebbe voluto che ci fossero che non ci sono. Quindi da questo punto di vista il mio intervento è assolutamente stupido, perché è facilissimo davanti a uno schedaio dire sì, c'è tutto, però manca qualche cosa. Quindi questo. Però su alcune cose, ripeto, come la teologia simbolica, lo sforzo di Léon Fourier, beh, io avrei dato un maggior rilievo, come secondo me storicamente hanno avuto. Grazie.